Ok. Questa? No. Sì. Sono Novella d'Andrea, nata nel 1312 e ultima figlia di Giovanni d'Andrea Calderini, grande professore di diritto canonico dell'Università di Bologna. Insieme a mia sorella Bettina, sin da subito abbiamo seguito le orme di nostro padre, che ci ha entrambe istruito agli studi giuridici. Sono stata lettrice supplente di mio padre, così come mia sorella Bettina, anche lei lettrice di legge e di filosofia all'Università di Padova. Ho sempre amato il diritto. Forse per questo mio marito era anche lui un rinomato giurista. Novalla, ok. Benvenuti in questo luogo di cultura e meraviglia. Nascoste tra libri e volumi ci sono cinque pergamene. Siate così cortese da trovarle per me. Come parla bene? Assolutamente sì, va bene, signorina. Allora, questa sicuramente c'è qualcosa. Giovanni di Legnano, membro della famiglia Oldrendi, fu uno dei giuristi più celebri della seconda metà del Trecento, uomo di fiducia di diversi pontefici del comune di Bologna. Si impegnò sovente nella tutela dei diritti cittadini. I resti della sua tomba sono considerati uno dei capolavori della scultura della fine del Trecento e simbolo ancora oggi dell'università. Dell'università, sì. Ok, questa qua è proprio balese. Giovanni d'Andrea. Insigne dottore di diritto canonico, assume una posizione di prestigio tale da diventare uno dei maggiori giuristi dello studium bolognese. Significativo è il rinnovo del testo degli statuti degli studenti che assicura, per sé e per i suoi discendenti dottori in linea maschile, una sorta di predominio sullo studio. Aderisce alle iniziative politiche di Papa Giovanni XXII e del cardinale legato Bertrand Dubuyet. Muore nel 1348 a causa della peste nera dilagata a Bologna. Un'altra pergamena. Chissà di quale stimato professore è memento. Secondo me qua ce n'è una, no? Perché vedevo che era più colorato. Qua? Eccone una. Bartolomeo da Saliceto. Membro di una illustre famiglia di giuristi bolognesi, fu strenuo sostenitore del governo comunale della città e per questo motivo a più riprese venne esiliato dai vicari pontifici. La sua monumentale arca sepolcrale, realizzata nel 1411 da Andrea da Fiesole, è considerata un'importante testimonianza dello stile tardogotico. Attenzione. Ok, una è qua sotto, l'ho vista adesso. Ci ho toccato adesso più che altro. Spostala. Perfetto. Bonifacio Galluzzi, lettore di diritto canonico, più volte incaricato di missioni diplomatiche, viene respinto nel 1304 dal Collegio dei Giuristi perché di parte Lambertazza. Su pressione degli studenti viene riammesso. Riammesso, scusate, muore nel 1346. Riammesso, l'ho detto. Un'altra pergamena. Chissà di quale stimato professore è memento. Forse questo? No. Questo qua? No. Aspettate, che sto guardando. Qua l'ultima è un po' più complication trovarla. Vediamo un po' se la trovo. Ah, qua. Bernardino Zabeccari, celebre dottore di diritto canonico, scusate, morì nel 1424 e venne sepolto con tutti gli onori della nella chiesa di San Francesco. La sua lastra tombale è stata attribuita allo scultore toscano Andrea da Fiesole e si caratterizza per lo spiccato realismo del volto, probabilmente desunto da una maschera mortuaria. È piaciuto tutto, ragazzi. Bella. Favoloso! Quella era l'ultima pergamena. Essere lettrice di legge all'Università di Bologna per me è sempre stato un motivo di grande vanto, ma ahimè non è stato semplice. La mia bellezza è così disarmante che sono stata costretta a tenere le lezioni dietro un sipario con un velo sul volto. Non potevo assolutamente distrarre gli studenti dall'importanza del diritto canonico. Forse era destino. Mia sorella Bettina veniva spesso scambiata per Bettisia Gozzadini, una donna che teneva lezioni di diritto un secolo prima di noi e che proprio come me era costretta a insegnare coperta da un velo. Attenzione, modesta però, sta tipa. Attenzione. Ok.
Tomba dei dottori fa parte della grande cartografia della realtà naturale di Ulisse, decorata da statue di santi e primo di Bologna. Realizzata interamente in pietra arenaria, ma direi che sì, subito, senza neanche stare a guardare le altre. Appartiene al famoso canonista Giovanni d'Andrea e il suo nome scientifico è Lodoicea Maldivica. Secondo una leggenda, nasce da un albero. Ok, questo quindi. Il seme più grande del mondo. Non celebra solo la fama dei dottori, ma anche il prestigio di Bologna nel mondo. No, leggo, non ho neanche letto l'ultimo. Fu dedicata ai magistri dell'Università di Bologna. Nel Medioevo era destinato alla coltivazione, niente. Fu costruito nel 1500. No, questo. Ok, perfetto. Ok, perfettissimo, ragazzi. Allora, passiamo, passiamo. Ma visto che l'abbiamo, andiamo qua. Bozzetto del Nettuno. Benedetto per volere del Papa Urbano VIII Barberini, voluto dal vicelegato pontificio cardinale Pio Donato Cesi, vescovo di Narni. Sembrava tipo di Narnia. Veniva lanciato in fiamme verso le navi. Ok, penso sia questo. No? Ok, quindi questo qua. Vecchio bastimento, niente, fa parte di un processo di rinnovamento artistico della città di Bologna, derivato da. Ho questo. Pezzo unico frutto di donazioni e acquisizioni avvenute nel XVIII secolo, eseguito da uno scultore fiammingo noto come Bian Bologna, eretto in difesa. Questo qua. Si trova presso l'odierna Castelfranco Emilia, bozzetto di una celebre scultura, parte integrante del laboratorio, penso sia questo. Il bozzetto, ma scusate, il bozzetto non è un disegno, però, in questo caso qua è una statua, no? Boh. Rappresenta la città realizzata con porzioni di arena, composto principalmente di in bronzo. Vabbè, questo qua. Questo era l'ultimo, ora abbiamo tutte le informazioni, vai. ...850 punti, ottimo ragazzi. Bozzetto del Nettuno, Museo Civico Medievale. Jean Bologne, detto Jean Bologna. Douai, 1529, Firenze, 1608. Bronzo, patina marrone scuro. Il celebre bronzetto, eseguito dallo scultore fiammingo Jean de Bologne, noto come Jean Bologna, attivo per lunghi anni con la sua bottega a Firenze, ma con soggiorni bolognesi per lavorare la celebre fontana di piazza, il Nettuno, voluta dal vice legato pontificio, il cardinale Pier Donato Cesi, vescovo di Narni, nell'ambito di un processo di rinnovamento artistico cittadino. Scusate, ma purtroppo non l'ho mai letto questa parte qua. I lavori si protrassero con altre vicende fino al 16 dicembre 1566, quando la statua venne tirata sopra la fontana per forza d'argani. Il Nettuno qui esposto è uno dei bozzetti preparatori modellati dall'artista per la grande scultura. Identificato a Vienna e ricondotto a Bologna dal generale Luigi Ferdinando Marsili nel 1711, esercizio di ardito virtuosismo, il nostro bronzetto presenta un artificioso risalto, sì, artificioso risalto delle parti anatomiche e una minuziosa resa descrittiva, nel modo di affrontare l'espressione del volto concentrato e della forte tensione morale. È evidente l'omaggio tributato alla statuaria michelangiolesca, soprattutto al Mosè in San Pietro in Vincoli a Roma. Ok, vediamo. Bello. Ok, quindi direi di andare direttamente qua. Passiamo a questo 50, dai. Scusate. Melopeponite? Che c'è scritto? Melopeponite, sì. Secondo la leggenda nasce da un albero che cresce. Sì, secondo me no. Il suo nome richiama nella terminologia medievale i principi curativi ottenuti dai tempi della natura, concrezione calcarea della forma mostruosa. Questo qua. No, no. Ho puntato direttamente con lì, scusate. Venivano descritte nel volume di Androvaldi Museum Metallicum, dedicato allo studio delle proprietà dei metalli. Primo Bologna, Medioevo, destinato a coltivazione. Questo qua. Proviene dal Rio delle Meraviglie, situato nel territorio bolognese. Proviene dalle Seychelles, è il seme più grande del mondo. Questo. Veramente? What? Era giusto allora.
Fa parte della grande catalogazione della realtà naturale di Ulisse Aldrovaldi. Il suo aspetto è simile a quello di un melone. Fu costruito nel melone. Il suo nome scientifico è Lodoicea maldivica. Guarda, il suo nome deriva da forme già esistenti in natura. Ok. Va bene. Ce l'abbiamo fatta. Ne ho cannate qualcuna, ma va bene. Vai, altri 75 e via. Melo Peponite, Museo di Palazzo Poggi. Lo studio della natura, della proprietà e della genesi dei fossili costituì un capitolo essenziale nella mineralogia aldrovandiana. Ulisse Aldrovaldi raccolse concrezioni calcaree provenienti dal Rio delle Meraviglie del Bolognese e per la loro forma mostruosa attribuì a ciascun esemplare un nome in analogia con diverse forme esistenti in natura. Cucurbites per indicare la somiglianza con le zucche, Boletites per quelle concrezioni a forma di fungo. Melo Peponiti erano invece quelle dall'aspetto simile al melone. I Melo Peponiti sono descritti nel volume di Aldrovaldi intitolato Museum Metallicum, dedicato allo studio delle proprietà dei minerali. Vediamo un po'. Ah, sì, in effetti c'è molto del melone. Ok, vediamo questo. Seme del coco de mer. Ok. È il primo di Bologna, è il seme più grande del mondo. Ricordo un mostro simbolico. No, questo qua. Proviene dalle Seychelles, dalla testa molto sviluppata, cosa sottile. No, questo qua. Proviene dalle Seychelles. Il suo nome richiama nella terminologia medievale i principi curativi ottenuti direttamente dalla natura. Secondo la leggenda, nasce da un albero che cresce sotto la superficie del mare. Questo qua, direi, perché si parla de mer. Descritta nel volume A, il suo nome scientifico è Lodoicea maldivica, possiede uno scheletro cartilagineo. Questo, no, questo qua. È uno di quei due. Fu costruito nel 1578 nel cortile del Palazzo Arcursio. Nel mondo anglosassone viene chiamato squalo fantasma, fa parte della grande questo di Androvaldi. Sembrano però, sono sincero, sembrano tipo delle chiappette, lo ammetto. Chiedo scusa se state guardando il video, ragazzi, ma si assomiglia un pochettino a delle chiappe. Ulisse Androvaldi, seme del Coco de Mer, Museo di Palazzo Poggi. Ulisse Androvaldi è considerato il fondatore della storia naturale moderna. Convinto che l'avanzamento del sapere non potesse scaturire soltanto da ricerche individuali, attivò rapporti di collaborazione con studiosi italiani e stranieri. Allo scambio di informazioni e dei materiali è una rete di contatti che collegava la casa bolognese di Androvaldi alla regione del Vecchio e del Nuovo Mondo. Alla regione del Vecchio e del Nuovo Mondo, scusate. Si deve l'allestimento del suo museo, o teatro, o microcosmo di natura. La grande impresa di catalogazione della realtà naturale lo portò a raccogliere 7.000 piante essiccate in 15 volumi e 18.000 diversità di cose naturali. Tra queste, il seme più grande del mondo, quello del coco de mer, proveniente dalle Seychelles, due fanoni di balena ed esempi di botroidi, concrezioni calcaree con forme che imitano il mondo della natura. Attenzione. Ribadisco che sembrano due chiappette, scusate. Però in effetti c'è anche la forma del seme, in effetti, eh. Non si può dire niente. Vediamo questo. Anzi, no, vediamo l'archibugio. Shinken a ruota. Insieme a 1.000 monetine. Veniva lanciato in fiamme? No. Deriva da un vecchio scafo? No. Reca lo stemma Marsili, un ponte a tre arcate sormontato da una torre. Penso sia questo. Guardano il tema della caccia, sicuramente, senza neanche guardare le altre. Pontificio con i domini, su specie si scolgono due cacciatori che colpiscono un orso, sicuramente. Veneretto si trova presso odierna, presente in intersettura in osso e madreperla. Rappresenta la cinta difensiva di una fortezza fabbricata in Slesia, realizzato con porzioni di legno sagomato e dipinto. Immaginavo che c'era qualcosa di diverso, ok. Vediamo. Vai, altre monetine.
Shinken a ruota, Museo Civico Medievale, Manifattura Sassone, 1685-1690 circa. Esulano dal repertorio delle suppellettili militari ed anche dal nucleo di armi turcresche le due Tsushinkan a ruota, inventario 324-325 suppongo, che recano lo stemma Marsili, il ponte a tre arcate sormontato da una torre, e furono dunque realizzate su sua commissione intorno al 1605-1690. Fabbricate in Slesia, come denuncia la loro denominazione, che deriva dal luogo di produzione Teschen. Queste carabinette, scusate, a canna sottile, lunga e rigata, ad uso venatorio, ebbero grande fortuna. Al tema della caccia si lega infatti la loro decorazione, in cui l'abilità del cassaio si è espressa a formare piccole scene venatorie attraverso le intarsiature in osso e madreperla. Fra volute sottili e bottoncini si scorgono due cacciatori che colpiscono un orso, un cane che insegue una lepre, un cane che azzana un volatile ad ancora, altri volatili, un essere che suona una specie di corno e alla punta del dorso la grande figura di un suonatore di viola, a concludere il racconto di una fortunata battuta di caccia, vissuta in armonioso contatto con la natura. Ah, guardate che figata! Sono fatti veramente bene! Mamma mia, guardate qua! Mi ricorda tantissimo le armi degli uomini straordinari. Bellissimo. Ok. Allora, vabbè, visto che abbiamo anche il massimo dei soldi, andiamo qua. Chimera. Questa è abbastanza. Dovrebbe essere abbastanza facile. No, 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 no. Fermo, fermo, fermo. Non volevo. Volevo sì, ho sbagliato a cliccare. Una testa molto sviluppata con sottile pinna dorsale armata di una spina. Questo penso. È cartilagine. Descritta proviene dalla Seychelles, fa parte della grande collezione di Ulisse Mandrovalti. Non mi ricordo. In realtà è lo stesso, però. Vediamo questo. Ok. Nel Medioevo era destinato al continente, nel mondo anglosassone è chiamato Squalo Fantasma e il primo di Bologna. Squalo Fantasma, veramente? E il quarto al mondo ricorda un mostro mitologico con grossa testa di leone, coda di serpente e sulla schiena una testa di capra sorretta da un lungo collo. Perfetto. Potremmo scrivere tipo venite al museo con Vano. Questo qui magari potrei metterlo così come nome del gioco. Chimera, museo di Palazzo Poggi. Nella sua grande impresa di raccolta e catalogazione della realtà naturale, Aldrovaldi propone un sistema di classificazione che divide i pesci tra quelli a scheletro osso e quelli a scheletro cartilagineo. Tra questi vi è la centrina che Aldrovandi può annoverare nella sua collezione oggetti naturali e che descrive anche nel suo volume De Piscibus. La chimera è un pesce cartilagineo con testa molto sviluppata, coda sottile e pinna dorsale alta e armata di una spina rigida, molto evidente. Per la sua struttura ricorda la chimera, mostro mitologico con grossa testa di leone, coda di serpente sulla schiena e una testa di capra, sorretta da un lungo collo. Attenzione, vediamo un po' com'è. Ah, che bello! Bella fatta così, ragazzi, attenzione. Molto bella. Complimenti. Ok, ragazzi, beh, andiamo a questo qua. Ceramica di Manises. Presente incisione riconducibile alla festività. Furono ritrovate i lavori di scavo per la realizzazione del teatro del comunale di Bologna e nato in Svezia. Mai andare su questo. Ok. Provengono dalla Spagna. La sua forma spirale è naturale, ma nel Settecento alcuni ritenevano che fosse stata realizzata da un artigiano. Si trova nella parte superiore della mandibola. Provengono dalla Spagna? Però scusa, si dice che è stato realizzato, cioè è stato ritrovato sotto il Teatro Comunale di Bologna? Però provengono dalla Spagna. Beh sì, non hanno detto in effetti dove era. Posseduto da Giovanni II, Bentivoglio Signore di Bologna, composto da otto tavolette di bosso e donne di figure e simboli religiosi, penso sia questo. L'animale del quale ho niente, interamente composto da ceramica decorata a lustro, sicuramente. Si contano circa 15 esemplari, la sua parte rappresenta il ciclo lunare e quello solare, una dei Mirabilia di Ferdinando Cosby.
Ci ho provato a vedere se per caso era giusto. Vai. Bella lì. Facciamo il massimo dei punti, ragazzi, e via. Ceramica di Manises. Famiglia Bentivoglio. Museo civico medievale. Manifattura di Manises. Secolo XV-XVI vaso. Biansato, scusate. Ceramica lustro. All'interno della prestigiosa raccolta di ceramiche del Museo Medievale occupa un ruolo di assoluta preminenza. Il nucleo di circa 15 esemplari di manufatti ispamoreschi decorati a lustro provenienti dalle manifatture di Manises in Spagna. In particolare i vasi biansati esposti, riferibili alla seconda metà del 500, provengono dalla collezione del Marchese Cospi. Come si evince dall'incisione di Mitelli a corredo del catalogo del Museo da Lorenzo Legati nel 1677. Una tradizione ottocentesca vuole che siano stati posseduti dal signore di Bologna, Giovanni II Bentivoglio, e siano stati ritrovati durante i lavori di scavo per la realizzazione del Teatro Comunale 1763, proprio dove sorgeva la Domus Aura Bentivolesca. Interessante. Assolutamente. Ok, allora, beh, andiamo direttamente su 1500, voglio vedere cos'è questo. Calendario runico, attenzione. Le rune. Presenti geni con riconducibile a festività. Beh, interamente composto da ceramica decorata a lustro, è uno di questo qua sicuramente. L'animale, no. Una sua parte rappresenta il ciclo lunare e quello solare. Si trova nella parte superiore della mandibola, questo. Provengono dalla Spagna, la sua forma spirale naturale niente, è composta da 8 tavolette di bosso. Nato in Svezia dove fu utilizzato più... Ok, questo qua. Perché no? Infatti. È adorno di figure e simboli religiosi. Si pensava appartenere alla creatura leggendaria, ok, abbiamo fatto giusto. Bella lì. Siamo arrivati a 1800 punti, ragazzi. Calendario runico, museo civico medievale, manifattura francese Reims 1514. Il calendario runico, realizzato in Francia nel 1514, è composto da 8 tavolette di bosso scolpite e incise su entrambi i lati. Di queste soltanto 6 servivano a indicare i 12 mesi dell'anno, mentre la prima e l'ultima della serie sono adorne di figure e simboli religiosi. Cristo deposto dalla croce da un lato e il ciclo pasquale dall'altro, nell'altro. Chiude la serie di tavolette con Cristo, la Vergine e i 12 apostoli, il ciclo lunare, e quello solare da una parte e nell'altra la raffigurazione rappresentanti le festività. Questo tipo di calendario probabilmente ebbe origine in Svezia, dove fu utilizzato fino al XVII secolo. Vediamo un po'. Ah, bello, bello. Peccato che non ti fanno vedere tutte le immagini di tutti 8 erano, giusto? 8 mi sembra fossero tavolette, sì. Beh, comunque ragazzi, ve l'ho già detto, andate al museo e andatevele a vedere queste qua, perché sono cose veramente molto interessanti. Matrici xilografiche. Attenzione ragazzi. È sempre più grande del mondo, prima veniva utilizzata per la stampa, ma sembra tipo un drago. Sono realizzati in legno di pero. Secondo me potrebbe essere... no. È il primo di Bologna? No. Sono realizzati in legno di pero, sta qua non lo sapevo. Rappresenta la realtà naturale. È il quarto al mondo. Secondo la legge nasce da un albero che cresce sotto la superficie del mare. No. Rappresenta la realtà naturale. Raffigurano piante, animali e mostri che, ove possibile, dovevano essere ritratti dal vivo. Beh, questo qua direi assolutamente. Nel Medioevo era destinato alla coltivazione. Niente, fa parte della grande coltivazione. Il disegno rilievo della matrice era prima dipinto a mano ad acquarello o tempera su carta. Queste cose qua sono veramente molto interessanti, anche per chi gli piace disegnare, eccetera. Diciamo che è un po', diciamo, cultura di disegno, anche. Matrici xilografiche, museo di Palazzo Poggi, piante, animali, mostri. Il lavoro di riproduzione della realtà naturale, voluto da Aldrovaldi, fu avviato dai pittori che ritrassero piante, animali e minerali, ove possibile dal vivo, ma anche servendosi di altre figure come modelli. Da qui hanno origine i 17 volumi delle tavole dipinte a mano, ad acquerello o a tempera, conservati presso la biblioteca universitaria di Bologna.
Quindi intervennero i disegnatori con il compito di introdurre le immagini su tavolette di legno di pero. Su queste operarono gli incisori, che ottennero così le matrici xilografiche per la stampa. Il lavoro di pittori, disegnatori e incisori venne attentamente controllato da Aldrovaldi, che destinò all'impresa gran parte delle proprie risorse economiche. Ragazzi, sembra tipo preso dal Trono di Spade, sto drago. Bellissimo, cacchiarola. Veramente bello. Fatto molto, molto bene. Attenzione. E vediamo l'ultimo che ci mancava. Terre sigillate. Presente incisione di produzione? No. L'animale, la raccolta era spesso preceduta da rituale magico-religioso. Veniva utilizzata principalmente come medicinale. Adorno di figure. La sua forma spirale. Ok, veniva utilizzata principalmente come medicinali. Era impresa con dei sigilli così da facilitare il riconoscimento. Una sua parte. Questo forse. Ok. Composta da argilla e terra, rosse, marne e ocre. Si vedeva già che erano cose diverse. Si trovava una parte superiore composta da 8 tonnellate, venivano distribuite agli speziali per il commercio. Si capisce subito quali sono quelle non giuste o quelle giuste, più o meno. Ogni tanto anche io mi impappino. Che meraviglia, la tua Wunderkammer è quasi completa. Ti mancano solo alcune mirabilia che puoi collezionare visitando il Museo Civico Medievale e il Museo di Palazzo Poggi a Bologna. Complimenti, guadagnato 125 monetine. Terre sigillate, Museo di Palazzo Poggi. Le terre insigni o sigillate erano argille e terre rosse, ocre e marne, molto tenere, utilizzate principalmente come medicinali. La raccolta di queste terre era spesso preceduta da rituali magico-religiosi. Venivano quindi ripulite da materiali estranei, disciolte in acqua e mescolate con succhi vegetali. In seguito, fatte asciugare, venivano impresse con dei sigilli per permettere il riconoscimento. Da qui la definizione di terre sigillate e distribuite agli speziali per il commercio. Attenzione. Supporto ligneo. Che bello. Ragazzi, è bellissimo questo gioco. Cioè, mi piace tantissimo fatto così. Cioè, ci fosse stato quando io andavo a scuola da visitare i musei così, sarebbe stata veramente una figata unica. Cioè, col QR comunque. Cioè, c'è tantissime cose interessanti, vedete, se voi cliccate qua, dobbiamo attivare il QR, ma naturalmente il QR al momento non ce l'abbiamo e non siamo naturalmente al museo. Però sono sincero, se mai mi capitasse di andare a Bologna, un salto a questo museo, cioè, ce lo farò sicuramente. E anzi, magari vi registrerò anche questa parte qua per completare questi ultimi reperti che mancano, naturalmente, questi tre più questi tre. Detto questo, allora, ragazzi, cosa dire? Aspetta. Completa la tua Wunderkammer e otterrai in prima la tua Card Musei Metropolitani Bologna, un anno di ingressi gratuiti o ridotti a musei, mostre, teatri, cinema e festival. Attenzione, veramente molto interessante. Allora ragazzi, ve lo dico già, se abitate a Bologna, passate assolutamente dal Museo Civico Medievale e dal Museo di Palazzo Poggi. Assolutamente ragazzi. E giocatevi questo gioco perché è veramente molto molto interessante. Secondo me vi divertirete sicuramente a giocarlo. E mi è piaciuto molto perché è molto particolare come gioco e boh, a me già tipo giochi così veramente mi fanno impazzire perché sono cose nuove, sono all'avanguardia e tanta tanta roba, ragazzi, assolutamente. Quindi, ragazzi, detto questo, non penso ci sia nient'altro. No, non penso a nient'altro, assolutamente. Ah, le tombe dei dottori non avevo letto però questo qua. Scusate, leggo un secondo e poi concludiamo. Tomba dei Dottori, Museo Civico Medievale, scultore bolognese, attivo nella metà del secolo XIV, Arca di Giovanni d'Andrea Arenaria. Nella sala numero 4 del museo sono esposte alcune arche dedicate ai magistri dell'Università Bolognese. Come in altre città italiane e sedi dell'università, anche a Bologna andò a diffondersi già a partire dal 200 la consuetudine di realizzare imponenti monumenti funebri dedicati ai professori dello studium, volti a celebrare non solo la fama dei dottori di diritto civile e canonico, ma anche il prestigio della città stessa del mondo. Diversamente dagli altri monumenti e sepolcrai, le arche, ok, vado troppo su, si caratterizzano per la presenza di un sarcofago sostenuto da mensoloni e corredato di lapide commemorativa. La copertura della tomba era poi ulteriormente decorata da statue di santi, dove al centro solitamente dominava la figura della Vergine con il bambino. Nelle arche il defunto veniva raffigurato in due momenti diversi: al centro del sarcofago, sopra
seduto in cattedra mentre fa lezione ai suoi studenti, raffigurati nelle due formelle laterali, e nella copertura della sepolcro come gisante, tipica figura giacente sui monumenti funebri. Le tombe rappresentano un patrimonio fondamentale per il museo e la città di Bologna, a testimonianza della storia dell'università, attorno a cui gravitano anche i percorsi dei tre personaggi, Aldrovaldi, Cospi e Marsili. Ah, ottimo, fatto veramente bello, 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 mi piace, mi piace, mi piace. Io poi dovete sapere che quando ero ragazzo mi piaceva. Allora, siamo andati in un paio di musei, perché comunque è normale, comunque quando vai a scuola vai nei musei. Però mi sono sempre molto piaciuti, specialmente per i reperti archeologici, spesso che arrivavano anche magari dall'Egitto, eccetera, perché io amo tantissimo l'Egitto, come voi ben sapete. Comunque, ragazzi, detto questo, allora, ringrazio tantissimo ancora i ragazzi che mi hanno fatto conoscere questo gioco qua, appunto gli sviluppatori, che sarebbero i Mela Z, con cui ho parlato. E vi consiglio assolutamente, appunto, ragazzi, se, come vi dicevo prima, se siete di Bologna o comunque se doveste andare per dire anche in ferie a Bologna o altro e vi fa piacere passarci, passate al Museo Civico Medievale e al Museo di Palazzo Poggi e giocate a questo gioco, mi raccomando. Wunderbo. Lo trovate su iOS e su Android. Detto questo, ragazzi, ci vediamo alla prossima, sempre qua su Vanessa in TV. Mi raccomando, mettete un mi piace, scrivetemi, fatemi sapere che cosa ne pensate. A me, sinceramente, magari non so se vi piacerà questo video qua, perché secondo me questi giochi qua devono anche piacere, però io la penso così: è bello quando si impara giocando, ed è una cosa che non bisogna mai dare per scontato, perché non ci sono solamente i giochi sparatutto dove spari o i giochi solo di sportivi, cioè sono belli anche i giochi dove impari qualcosa. E secondo me i giochi dove impari qualcosa è la cosa anche migliore, diciamo, per comunque le generazioni a venire, che può essere anche una maniera un po' diversa per studiare e imparare per le generazioni che verranno. Detto questo, ragazzi, alla prossima. Ciao ragazzi!